diciamo che nella timeline è stato così. L'EP, ci ho lavorato gli ultimi 2 anni. Cioè, diciamo che ho scritto tanta musica e poi dalla tanta musica che ho fatto ho selezionato le tracce in base al mood e quello che significavano per me in breve. E non avevo ancora un nome per l'EP, cioè, avevo pensato a vari nomi, però non avevo ancora un concept. Cioè, avevo il concept che li univa, però non avevo ancora trovato la parola, il nome con cui volevo chiamarlo. Un po' di mesi prima di consegnare appunto il progetto, mi trovavo a Barcellona a casa di un'amica e ho trovato sul tavolo del suo soggiorno un libro di illustrazioni di un artista di cui adesso purtroppo non mi ricordo il nome. Ho aperto una pagina a caso e c'era un'immagine di un albero, diviso a metà tra dal giorno e la notte, ok? E subito sotto c'era la descrizione di questo artista, di come lui vedeva il concetto di tempo, no? E da lì ho cliccato con il progetto, con i pezzi che avevo e ho scelto di chiamare il progetto Tempo. Poi quando ci siamo ritrovati con il team, insomma, quando ho spiegato al team il concept del progetto abbiamo deciso di dare un apporto visual appunto al progetto e decidere come farlo. Quando mi è stato chiesto di dare magari delle reference dal punto di vista artistico e visivo di cose che mi piacessero, ho pensato subito a Dalì perché sono sempre stato mega fan dei suoi dipinti. E calzava a pennello perché comunque lui ha sempre portato una concezione di tempo distorta, no? Sì. Tutti gli orologi deformi, questi paesaggi, un po' queste lande desolate, eccetera. E quindi da lì è partita l'idea di ispirarci e abbiamo unito poi in studio la fotografia col digitale. La cover dell'album che hai visto è stata fatta da Asia Michelazzo, che per me, secondo me, è una delle più forti appunto a creare questi mondi immaginari al computer. Sì. E niente, l'abbiamo elaborata in un paio di mandate, ma diciamo che rispecchia appieno il concept che volevamo dare al progetto, ecco. Allora, sicuramente ne abbiamo discusso a più mandate nel corso dei mesi e dell'ultimo anno e mezzo con il team. La tracklist è cambiata più di una volta, però diciamo che i brani finali che poi abbiamo deciso di portare nel progetto sono venuti un po' da sé, nel senso che è una questione più tipo di feeling. Quando scrivi un pezzo e sai che il pezzo che vuoi far uscire lo sai subito solitamente. Quindi è stato più magari dal punto di vista dell'ordine dei brani, eccetera, e magari uno o due brani che si è deciso all'ultimo se inserire o meno, però al di fuori di quello è venuto tutto un po' da sé, in maniera molto naturale. Anche la maniera in cui approccio la musica, appunto, è sempre stata molto naturale. Come ho detto, magari in delle altre situazioni io ho uno studio portatile, ho una valigia con dentro microfono e tutto quello che mi serve, e registro quasi sempre un po' ovunque, in qualsiasi posto mi trovo. E da lì, infatti, poi parte il fatto della dualità tra i brani, nel senso che quelli notturni scritti di notte sono quelli che ho scritto da solo, col mio studio portatile, mentre quelli diurni son tutti scritti in studio, poi con i ragazzi, lavorati, eccetera. Quindi è tutto molto spontaneo, ecco. C'è questa similitudine, secondo me, che trovo. Allora, ad esempio, io ho studiato da piccolo, che ho amato e odiato, clarinetto, okay? Che è uno strumento a fiato, ovviamente, e dal mio punto di vista l'autotune è come se fosse uno strumento a fiato, nel senso che a seconda di come lo utilizzi, lo puoi utilizzare Assolutamente. come uno strumento. Quindi in realtà mi hai fatto un complimento perché diciamo che è quello che è l'obiettivo appunto del sound è quello. Poi ovviamente ci sono dei pezzi dove c'è meno autotune, dei pezzi dove ce n'è di più, però generalmente quando c'è per una motivazione.
perché è come se fosse uno Sì. strumento. Diciamo che non scrivo mai, cioè nessuno dei pezzi che ci sono all'interno dell'EP, a parte la prima parte dell'intro, del primo brano, è stato scritto. Cioè io registro con una tecnica. Partiamo solitamente prima dalla produzione, quindi partiamo dalla musica, anche se si tratta magari solo di un sample o un riff di chitarra oppure degli accordi di piano, eccetera. Partiamo sempre prima da lì e poi solitamente, ad esempio, Outsiders, il pezzo con Octavian, io nel cellulare ho delle... siccome non scrivo, sto sempre con le note vocali accese in studio o a Ok, casa mentre ascolto le cose, perché ho una nota vocale dove siamo in studio e c'è Giovanni che suona i primi accordi di Outsiders e tipo... Io faccio le prime 6 barre, 8 barre di fila, tutte su quel momento. Poi da lì solitamente registriamo subito e poi da lì magari andiamo a correggere delle parole, a cambiare delle cose. Però infatti spesso quando mi chiedono poi i testi successivamente, quando i pezzi devono uscire, li devo trascrivere dai pezzi perché non li ho mai ok. scritti. Poi dipende, tipo come ti dicevo, la intro dell'album, la prima strofa sul primo beat perché sono... Ci sono 2/3 cambi di beat sul primo pezzo. Ero a cena a casa mia con Cryptic, che doveva ripartire il giorno dopo per la Germania. Stavamo finendo di cenare, non mi ricordo, qualcuno ha detto qualcosa, non mi ricordo di cosa stessimo parlando. Ho preso il cellulare, mi sono seduto sul divano, ho iniziato a scrivere, ho scritto la strofa in tipo boh, 10 minuti. E poi l'ho rappata ai ragazzi a cappella e da lì c'è stato subito un bel vibe. Da lì ho chiesto a Charlie se aveva tipo dei sample gospel o qualcosa del genere e quindi da lì è nato un po' il pezzo Benedizione. Però anche lì ho scritto, però è venuto di getto, capito? Benedizione, come ti dicevo in breve, il titolo è stato scelto perché, allora, come ti dicevo, ho scritto questa strofa qua. E la prima parte della strofa chiude con Amen, no? Che è come se fosse una preghiera. Alla fine è una sorta di preghiera a Sì. me stesso, verso me stesso. Cioè, semplicemente come se fosse una manifestazione di quello che voglio, no? Ok? In poche parole. E quindi da lì benedizione. E invece la seconda parte, che si chiama Noia, lì abbiamo optato per un beat che poi switch e diventa quasi più house barra dance. È È un pazzesco. po' uno scappare dalla noia. Quindi è tipo sempre, rimane sempre una raccomandazione che mi faccio io da solo, cioè di fuggire dalla noia e darmi da fare, tra virgolette. E per quello ho scelto di metterla come primo pezzo dell'EP perché, diciamo, propizia un po' il resto del progetto. Poi abbiamo come secondo pezzo Moon, che come dice il nome appunto è uno dei pezzi notturni, e il beat è di Pario, che è un produttore statunitense che fa parte del collettivo Internet Money. Il pezzo tra l'altro è uno dei più vecchi, è di circa 2 anni fa, forse anche un filo di più, è proprio uno dei primi pezzi che ho scritto. E Moon è una sorta un po' più... Allora, forse anche come sonorità, il pezzo che si avvicina un po' di più alla trap, anche se rimane molto cloudy e è cantato. Ed è anche quello un po' più trippy dell'EP, cioè i lyrics sono molto semplici, molto molto semplici e più basato sulle melodie. Anche quello l'ho scritto di getto, tra l'altro mi ricordo che quando l'ho scritto l'ho fatto una notte. E poi sono passati 3 giorni e mi ero dimenticato di averlo scritto. E poi un giorno l'ho riplayato e ho detto: ah, ok. E da lì è sempre stato uno dei miei pezzi preferiti, nonostante come sonorità, magari anche per l'Italia, anche uno di quelli un po' più difficili da capire. E quindi diciamo che nel dualismo dell'EP è forse uno dei pezzi un po' più cupi dell'EP. Sì. Poi anche rientra nel concetto di tempo perché ad esempio l'ultima parte, l'outro di quel pezzo abbiamo deciso di farlo choppato, quindi va poi in slow
in slowdown, e quindi anche là c'è il concetto di tempo che si deforma, eccetera. Poi il terzo pezzo dell'EP, Outsiders, che è il singolo con Octavian. Octavian, io sono sempre stato un mega fan di Octavian, lo ascoltavo da quando avevo 18 anni, nonostante io e lui abbiamo, forse lui è anche un anno più piccolo di me, se non mi sbaglio, però sono sempre stato un mega fan. E in realtà il pezzo è nato in studio a Milano con Cryptic, Vincenzo e Giovanni, che sarebbero Leave the Club assieme, formano un duo di produttori. Ed è il pezzo che ti dicevo prima, di cui ho la nota audio, dove siamo partiti dalla chitarra. Ho scritto le barre e poi ho chiesto ai ragazzi se potevamo, a livello di drums e il resto della produzione, avere delle influenze dall'afrobeat. Quindi nel pezzo ci sono delle leggere influenze afro per quanto riguarda la ritmica del pezzo e la scelta di suoni. E una volta che abbiamo finito il pezzo, c'era uno dei miei pezzi preferiti di Octavian, che si chiama Move Me, che è prodotto da Muramasa. E ci siamo resi conto che era molto simile il vibe. E quindi da lì io ero già in contatto con Octavian su Instagram, ci seguivamo già, gli ho mandato il pezzo e tipo una o due settimane dopo ci ha rimandato la strofa e quindi da lì è nata questa cosa super figa. Molto. E niente, sicuramente, poi un'altra particolarità del pezzo, abbiamo deciso di mettere un assolo di chitarra al posto della terza strofa, che è una scelta sicuramente abbastanza, cioè nel genere musicale di cui facciamo parte, è una scelta un po' alternativa, però ci piaceva tanto, abbiamo deciso di farlo. E è forse uno dei pezzi più malinconici ma positivi dell'album, perché parla un po', il concetto di Sì. Outsiders è un po' il concetto di non sentire, di sentirsi sempre al di fuori dei gruppi o di quello che la società comanda. Però per me il concetto di outsider prende un valore positivo, nel senso che è ciò che ti rende diverso e speciale in un certo senso. Quindi c'è questo concetto qua. E poi ci sono molti riferimenti alla mia infanzia, eccetera, quindi è un pezzo molto, si direbbe in inglese un po' childish, no? E Ok, infatti sì. anche da lì poi l'artwork, ci sono io che fluto in aria e disegnato quei pastelli, e l'abbiamo scelto per dare appunto, rimarcare questa cosa qua. Un po' nostalgico come pezzo. Quindi, beh, come ti dicevo prima, è venuto tutto molto in maniera naturale. Poi i ragazzi con cui collaboro, prima di essere, tra virgolette, i miei produttori, sono miei amici. E comunque siamo diventati amici attraverso la musica. Veniamo tutti da background musicali diversi, cioè chi suonava gli strumenti, chi faceva rock, chi produceva techno, chi faceva quello e quell'altro. E ognuno di loro ha delle skills in qualcosa di particolare. Quindi sicuramente poi abbiamo dei gusti musicali molto simili un po' tutti quanti, soprattutto con i ragazzi tedeschi. E quindi sì, collaboriamo tutti assieme. Ad esempio, l'ultimo pezzo dell'EP Comeza, che è uscito a luglio, abbiamo lavorato tutti assieme a Berlino e ognuno faceva una cosa. C'era sto computer che passava di mano in mano e da lì elaboravamo il pezzo. Quindi sicuramente è ciò che ha reso il progetto così diverso e vario al suo interno, e poi comunque anche il fatto che ho influenze musicali completamente esterne all'hip hop, oltre che l'hip hop ovviamente, ascolto un po' tutti i generi di musica e quando faccio musica non mi metto dei limiti dal punto di vista di genere. E quindi la scelta di fare il progetto così, infatti sono contento che poi Sony mi abbia supportato in questo, è stata un po' come dire, tra virgolette, una scommessa, nel senso che l'obiettivo era portare quello che poi sarà la base per il sound e quello che verrà in futuro, ecco.